Dopo questa partita, il commento a caldo del presidente Sebastiani, una vittoria buttata alle ortiche, no? Vabbè, le abbiamo buttate tante quest'anno, uno in più, uno in meno. Non cambia nulla, il girone di ritorno ne abbiamo buttate veramente tante, però al di là di questo, alla fine voglio, credo che il risultato, al di là delle due o tre occasioni che abbiamo avuto nel momento in cui il Venezia si è dovuto per forza mettere a nudo, credo che il risultato sia giusto. Ma è piaciuta a Daniele Sebastiani questa partita? Non che mi cosa? È piaciuta perché io credo che il Pescara, perlomeno in questa partita, debba cercare di comandare il gioco. Non è stato così, perché se dopo vogliamo guardare le ultime due situazioni che sono capitate e che magari abbiamo buttato alle ortiche, che potevano dare un risultato diverso, ci sta anche, ma le abbiamo avute quando purtroppo in vantaggio di un gol per noi il Venezia era allo sbando totale. È più facile giocare di rimessa che quando devi giocare. È chiaro che a me personalmente la partita non mi è piaciuta, io sono abituato a dire quello che penso. È anche vero però, Presidente, che il Pescara ha sempre abituato gli sportivi ad agire di rimessa, che è la fase di gioco in cui eccelle. Queste sono le caratteristiche, non è che ce ne siano altre. Ci mancherebbe, però oggi io credo che tutto sommato nel secondo tempo il Venezia è rientrato in campo meglio, sì, sicuramente molto assolutamente meglio. Su questo siamo d'accordo, assolutamente, e quindi secondo me potevamo fare qualcosa di meglio. Poi ripeto, purtroppo ultimamente non siamo manco più bravi o capaci a mantenere un risultato positivo. Stiamo regalando dei punti che possono essere importanti in un'ottica di classifica, perché oggi, anche oggi, il Cittadella ci sta facendo un grande regalo. Rimaniamo quinti, però domenica, sabato devi comunque fare una partita per cercare di rimanere lì. È brutto pensare ai guai degli altri, ma se dovesse succedere qualche cosa dall'altra parte, rischi che magari entri nei primi due posti della griglia, che è un'altra cosa. Presidente, le volevo fare una domanda invece sul discorso Palermo. Ipotizzabile, così stando le cose, lo slittamento dei playoff? È ipotizzabile, sì, perché se è vero come è vero che c'è un deferimento importante e abbastanza dettagliato, come si fa a fare i playoff se l'udienza, la prima udienza c'è il 10? Infatti. Poi si dovranno pronunciare, poi c'è la seconda e parte. Poi ci sarà l'appello ovviamente del Palermo a qualsiasi sentenza, quindi ma è quello. Cioè dovrebbe finire tutto in 6-7 giorni, mi pare impossibile. Pensiamo che magari nella prima udienza c'è qualche vizio di forma, qualche cosa, bisogna rimandarla. Ah, beh, certo. Praticamente i playoff facciamo a settembre. No, infatti. L'assurdità non è che il Palermo abbia fatto questo campionato, l'assurdità è che quello che si contesta al Palermo riguarda un qualcosa di 2-3 anni. Sì, il pregresso, come no? Assolutamente. Perché se accertate queste irregolarità gestionali non avrebbe potuto partecipare agli ultimi tre campionati, che è una cosa diversa. Voi pensate a quante squadre magari possono avere diritto a chiedere dei risarcimenti nel caso in cui dovesse venire accertata una situazione di questo tipo. Sarebbe una cosa gravissima, perché i danni non sono solo di quest'anno, ma sono anche degli anni passati, dove magari il Palermo si è iscritto e un'altra squadra non si è iscritta, oppure il Palermo è rimasto in Serie A e un'altra squadra esce in Serie B. Quindi è veramente il paradosso, è veramente questo: se una squadra l'ha iscritta e arriva in fondo e non riesce ad ottemperare gli impegni o magari fa delle cose che non deve fare, la devi cancellare, perché qua è diventato un'opportunità far fallire le società per ripartire dalla Serie D. Se tu invece la fai sparire, probabilmente anche gli imprenditori che sono nel calcio, che hanno una responsabilità nei confronti delle città dove operano, ci staranno più attenti. Invece così, anzi, succede niente. Fra due anni, anzi, uno si ammucchia 50-60 milioni di debiti, fallisce, brucia tutti e con due anni ritorna. E si ricomincia da capo.